Un incontro per fornire a docenti e genitori le linee guida da seguire per prevenire il diffondersi del virus dell'influenza A. Ad organizzarlo l'assessorato ai servizi sociali di Molfetta con la collaborazione dell'ufficio igiene della ASL Bari. A coordinare la riunione l'assessore ai servizi sociali Luigi Roselli, che ha anche replicato alla polemica sollevata dall'assessore regionale alla sanità Tommaso Fiore, che aveva dichiarato l'inutilità degli interventi di disinfezione nelle scuole disposti dal comune di Molfetta. Un edificio scolastico chiuso per motivi preventivi, una piccola polemica con l'assessorato regionale alla sanità, ma effettivamente a Molfetta cosa sta succedendo? Fa veramente paura il virus dell'influenza A? No, assolutamente non è il momento del panico, non è il momento dell'allarmismo, è assolutamente il momento di cercare il più possibile di fare chiarezza con tutte le realtà che sono presenti sul territorio. Questo incontro lo avevamo già deciso, lo abbiamo ovviamente anticipato perché l'influenza ha preso piede in tutto il territorio nazionale ed è per questo che abbiamo anticipato questo incontro che comunque avevamo previsto. Per quanto riguarda la chiusura della scuola, è stata ovviamente disposta tramite un'ordinanza sindacale, ma ovviamente su proposta dell'ufficio di igiene pubblica competente del territorio, quindi del comune di Molfetta. E quindi abbiamo approfittato per anticipare un intervento di sanificazione ambientale che avevamo comunque programmato. Torno a dire, questi sono interventi di sanificazione degli ambienti che possono distinguersi in quelli che sono ordinari, che vengono fatti sempre. Questi sono invece interventi periodici che avevamo già programmato durante prima dell'estate, quindi da tempo con l'ASL e con l'ASM che poi lo sta effettivamente effettuando. E quindi non è che abbiamo fatto questa, non è stata chiusa per permettere questi processi di sanificazione, ma è stato proposto dall'ASL e noi quindi abbiamo approfittato per anticiparlo, ma era già un calendario che era stato già diffuso in tutte le scuole materne, elementari e medie di Molfetta. Quindi lunedì la Rosaria Scardini riaprirà regolarmente i battenti? Assolutamente sì, non c'è motivo per cui non lo debba fare. Per quanto riguarda poi quella polemica a cui lei ha fatto riferimento, mi piacerebbe insomma che in questo momento non ci siano questo tipo di atteggiamenti. La mia propria, in quest'ottica, quello che in questo momento tutte le realtà presenti sul territorio che abbiano il fine, quello della tutela della salute, debbano condividere percorsi e quindi debbano farlo anche cercando di collaborare il più possibile, proprio perché solo in questa maniera possiamo evitare allarmismi. Attraverso l'informazione, ed oggi l'incontro di oggi ha proprio questo scopo, credo che si possano raggiungere questi obiettivi. Per cui ritengo che il tutto insomma non debba finire attraverso una polemica che non porterebbe da nessuna parte. Il nostro scopo è solamente quello di tutelare maggiormente la salute dei nostri cittadini. Questo intervento rientra in una serie di interventi che alla fine possono risultare utili. Certamente non intendiamo con questo dire che solo in questa maniera sia la procedura che possa eliminare eccetera, però credo che qualunque intervento di bonifica dell'ambiente debba essere applaudito e il Comune si è attenuto anche a quella che è una legge regionale che ci obbliga a fare questo tipo di intervento. Noi l'abbiamo fatto in modo convinto, l'avevamo già programmato e quindi credo che questo non vada assolutamente criticato. Da medico ed assessore ai servizi sociali risulta che ci siano altri casi di influenza Molfetta, almeno tra i più piccoli. Ma guardi, questo è un dato che al momento sicuramente di cui può disporre l'ufficio di igiene pubblica e l'osservatorio epidemiologico regionale. Io sono in contatto, ho parlato anche personalmente con l'osservatorio epidemiologico regionale, con la dottoressa professoressa Cinzia Germinario, molto disponibile, la quale mi ha detto che assolutamente la situazione di Molfetta è una situazione sotto assoluto stretto controllo e non c'è nessun allarmismo. Ed è questo il dato che intendo trasferire alla popolazione di Molfetta.